Cari colleghi, sicuramente siete anche voi alle prese con pago in rete in questo periodo. Io, ad esempio, ho da poco pagato l'assicurazione e so che anche i genitori in questi giorni si stanno cimentando. A breve pubblicherò una guida dedicata anche a loro, in modo che possiate passarla nelle vostre classroom, ma oggi ci concentreremo sull'utilità di pago in rete e su come pagare le spese scolastiche tramite questo strumento. Per prima cosa, ovviamente, dovrete andare su Pago in Rete. Potete inserire nella barra degli indirizzi questo indirizzo che vi indico qui, oppure molto semplicemente scrivere Pago in Rete su Google, dare invio e vi ritroverete nel sito giusto. La schermata che dovreste visionare è questa qui, e dove viene spiegato un po' il servizio che serve appunto per gestire in maniera trasparente i pagamenti della scuola. In questo modo per noi docenti, per esempio, non c'è più il problema di dover raccogliere a volte anche ingenti somme di denaro quando si tratta delle gite, oppure semplicemente, come per questa piccola guida, noi stessi possiamo pagare l'assicurazione. E questo vale anche per le famiglie. Quindi potete leggere queste informazioni o, se già conoscete il servizio, andare in alto a destra e cliccare su Accedi. Dovete avere a questo punto a portata di mano le vostre credenziali SPID e in questo modo potrete accedere. Se non le avete, cercate di attivare al più presto lo SPID perché con questo potrete gestire numerosi siti. Sicuramente lo utilizzate già, ad esempio, per Noi Pa o altri siti che riguardano il nostro lavoro, Scuola Futura, i primi che mi vengono in mente. Ora, quando siete entrati con le vostre credenziali, al primo accesso dovrete accettare le condizioni relative alla privacy. Dall'ingresso successivo vedete direttamente questa schermata. Cliccate in basso a sinistra su Vai a pago in rete scuole. Poi potete indifferentemente cliccare su Visualizza pagamenti o versamenti volontari. Nel mio esempio io parto da versamenti volontari. Facendo così, potete scegliere direttamente, la regione, la città e la scuola, oppure a destra qui, ricerca per codice, potete inserire direttamente il codice della vostra scuola. Perché vi faccio vedere anche questa modalità? Che andando in Visualizza pagamenti vedreste direttamente i dati della vostra scuola, perché a volte potreste dover pagare delle spese relative ad altre scuole. Penso ad esempio a un docente che ha un figlio, oppure magari dovete scegliere fra due istituti. E quindi con questo metodo potete, tra virgolette, partire da zero, scegliere voi il vostro istituto e vedere poi i pagamenti relativi a quell'istituto. Questa schermata fa vedere che cosa compare quando inserite direttamente il codice della vostra scuola. In questo caso, ovviamente, io ho inserito il mio. Voi, inserendo il vostro e cliccando su Cerca, vedrete comparire i pagamenti relativi alla vostra scuola. A questo punto, per poter pagare, vedete? Qui ne compare solo uno al momento perché è relativo all'assicurazione, ma se ci fossero stati altri pagamenti avrei avuto più stringhe. Qui a destra, Azioni, prevede una piccola icona a forma di porticina. Cliccate in questo punto. Quando cliccate in questo punto si apre la spesa, in questo caso, ripeto, relativa all'assicurazione, ma nel vostro caso potrebbe essere relativa a qualsiasi altro importo previsto dalla vostra scuola. Per pagare vado sempre a destra e stavolta l'icona è a forma di euro. Passando il mouse sopra vi esce addirittura inserisci dati pagamento e quindi cliccando qui potete personalizzare il pagamento e inviarlo. Come lo personalizziamo? Una parte è già scritta, per esempio a me compare quota assicurativa personale docente, la quota da pagare, poi posso mettere il mio codice fiscale, nome alunno o pagatore, in questo caso pagatore perché io sono un docente, cognome del pagatore, metto il mio cognome e poi c'è anche un campo note nel caso
il pagamento che andate a fare richieda delle note specifiche, ma nel mio caso io non ho inserito nulla perché ho già inserito tutto quello che serve sopra. Dopo, ovviamente, basta cliccare su effettua il pagamento e potrete proseguire. Come pagare? Questo può interessare sia i docenti che i genitori, perché spesso i genitori preferiscono non utilizzare la carta, ma anche qualche mio collega, e quindi scaricano il documento di pagamento, cioè il classico foglio da portare poi, per esempio, dal tabaccaio oppure nella banca di fiducia. Io personalmente vi farò vedere come pagare con la carta direttamente online, subito. Prima però vi faccio notare questa piccola casellina. Lasciando vuoto, questo pagamento finirà direttamente nella dichiarazione dei redditi. Se lo spuntate, dichiarate di non volerlo rendere visibile. Io, per esempio, lo dichiaro nel 730 e quindi lo lascio libero. Poi vado a cliccare su Procedi col pagamento immediato. Quindi ripeto, se pagate subito con la carta di credito che avete a portata di mano, col vostro bancomat che può essere utilizzato online, cliccate a sinistra. Altrimenti scaricate il documento di pagamento. Quando cliccate a sinistra per pagare subito con una carta, venite rimandati ad un altro sito, sicuro ovviamente, che è collegato a PagoPA. Si deve rientrare con lo SPID, perché questa è una zona legata proprio ai pagamenti. E vi farò vedere poi che potete addirittura inserire un metodo di pagamento fisso e poi confermare ogni volta che dovete pagare. Quindi clicco su Entra con SPID e dopo aver inserito nella schermata che uscirà la vostra carta di credito, il vostro codice segreto che è quello che si trova dietro la carta e aver proseguito con le indicazioni dello schermo, potrete pagare. Ricordatevi che poiché si usa lo SPID dovete avere a portata di mano il metodo che utilizzate per la verifica in due fattori. Nel mio caso, per esempio, dopo aver cliccato su quel pulsante, esce la schermata dove inserisco i dati della carta di credito, che ovviamente qui non vedete per motivi di privacy. Inserisco i dati, proseguo e poi devo approvare da telefono con la mia applicazione delle poste, perché il mio SPID è delle poste. Voi, a seconda del vostro SPID, approverete questo pagamento e poi riceverete una ricevuta via mail. Di solito non c'è bisogno di inviare questa ricevuta a scuola perché le scuole visualizzano da pago in rete chi ha pagato e chi no. Ma se nel caso vi dovesse servire, avete comunque una ricevuta da tenere voi come promemoria. Mi raccomando però, la mail che avete inserito deve essere funzionante. La mail che avete inserito quando avete registrato il vostro servizio, per esempio la mail dello SPID, la mail relativa a qualsiasi pagamento, le mail che utilizzate per i corsi. Ricordatevi sempre di tenere un indirizzo aggiornato che poi potete consultare, altrimenti poi non potete ricevere le conferme. Vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando alla prossima guida.